L'Iliade. Canto 1. Da 9 anni si combatte sotto la città di Troia. Da 9 anni greci e troiani si affrontano in una battaglia sanguinosa, senza che negli uni né gli altri riescano a conseguire una vittoria decisiva. Da 9 anni si muore combattendo. È un periodo di tregua questo, però i greci continuano a morire. Li uccide una malattia misteriosa alla quale non vi è rimedio possibile. È un chiaro segno della collera di Apollo, figlio di Giove. Perché tanta ira? Perché? Chiede Achille, re dei Mirmidoni, il più forte di tutti i guerrieri. Calcante, tu che sei sacerdote e indovino, spiegalo, perché Apollo ci perseguita? In che cosa lo abbiamo offeso? Si fa silenzio nell'assemblea dei principi greci e Calcante, con volto severo e fronte corrugata, dice: Apollo vuole punire uno di noi, che tiene schiava la giovane Criseide, figlia di Crise, che del dio irato è sacerdote prediletto. Crise è venuto qui, rammenterete, a implorare la liberazione della figlia, ma ha ricevuto un secco rifiuto. Per questo Apollo ci colpisce. Un mormorio accoglie queste parole e tutti guardano verso Agamennone, supremo comandante dei greci. È lui che tiene schiava la bella Criseide, e dunque lui che, restituendola al padre, può placare l'ira di Apollo. Nessuno però osa parlare, nessuno tranne Achille, che dice: «Re, fai la tua parte, rinuncia alla fanciulla». «Rinunciare?» replica sdegnato Agamennone. «Io, il capo. Posso farlo, sì, ma a una condizione, che in cambio di Criseide mi venga data una schiava altrettanto giovane e bella, e io so dove andarla a prendere». «Pensi forse», chiede turbato Achille, «a Briseide, la mia schiava?» «Sì», è la dura risposta, «e se non me la darai, verrò io stesso a prenderla». Achille sente la collera ardere furiosa nel petto. A stento si controlla, a stento non mette mano alla spada. Dice fremente: «Vuoi dunque fare questo? Vuoi togliermi quello che ho guadagnato combattendo? I troiani non mi hanno fatto nulla, non mi hanno offeso, eppure io li combatto. E per chi? Per te. Per te, cuore di coniglio, ho lasciato la mia terra. Sono venuto qui, rischio la vita solo perché un troiano, Paride, ha rapito la moglie di tuo fratello. Hai detto che l'offesa fatta a Menelao era un'offesa fatta a tutta la Grecia e ti abbiamo ascoltato. Siamo venuti sotto Troia. Abbiamo combattuto e io ho combattuto più degli altri. Così mi ricompensi ora». Nel silenzio, sbigottito, Achille continua: «Bada, Agamennone, se mi toglierai Briseide, io non combatterò più. Tornerò con le mie navi e i miei soldati in Grecia». «Vattene, se hai paura. Combatteremo anche senza di te», ribatté Agamennone. Sembra per un attimo che Achille e Agamennone stiano per gettarsi l'uno contro l'altro. Nestore allora, il più vecchio e più saggio dei principi greci, interviene severamente. «Calmatevi!» esclama. «Non capite che in questo modo favorirete i troiani? Agamennone, rinuncia a Briseide. Achille, rispetta il re». Sono parole sagge, ma cadono nel vuoto. Achille, sdegnato, lascia l'assemblea e torna al suo accampamento. Qui, poco dopo, si presentano 2 messi di Agamennone. Vengono a prendere Briseide. Achille non si oppone e ordina al suo più caro e fedele amico: «Patroclo, porta fuori la fanciulla». È obbedito. Pallido, guarda Briseide che piangendo si allontana. Passano alcuni giorni e una nave greca si presenta davanti al porto di Crisa. Ne scende Ulisse, re di Itaca, che solennemente riconsegna Criseide a suo padre. «Ecco tua figlia, Crise», dice. «Ora chiedi ad Apollo di risparmiare i greci». «Glielo chiederò, Ulisse», risponde il sacerdote. «Vieni ora, compiamo insieme i dovuti sacrifici». Frattanto, Achille è travolto dall'ira. I suoi compagni non lo hanno mai visto così sconvolto. Ha avuto un lungo scoppio di pianto e ora vaga solo lungo la risonante riva del mare. Cammina per molto tempo, tremando e imprecando. Poi
si rivolge alle onde. «Madre! Madre! Tu che mi hai messo al mondo, nel quale rimarrò per poco tempo ancora, ascoltami! Mi hanno offeso, madre! Mi hanno umiliato!» Grida e ancora singhiozza, e dal mare dove abita esce Teti, la sua divina madre. Turbata nel vedere il figlio in lacrime, gli va vicino. «Creatura mia», chiede, «perché piangi?» «Tu sai perché», risponde Achille. «Ti chiedo, madre, di aiutarmi nella mia vendetta. Sei una dea. Vai dunque da Giove, padre di tutti gli dei, e digli che sostenga i troiani, che dia loro la vittoria, in modo che i greci vedano che se io non combatto, non vi è per loro la speranza di vincere. Oh madre, ti prego, ascoltami!» Teti, commossa, promette di aiutarlo. Vola sull'Olimpo, il monte sacro dove gli dei si radunano, e supplica Giove di vendicare l'onore e il pianto di Achille. Giove ascolta accigliato. La lunga guerra lo preoccupa, come preoccupa e divide tutti gli dei. Alla fine mormora: «Teti, io nulla posso rifiutarti. Va bene. I greci pagheranno cara l'offesa recata a tuo figlio.» Canto 2. È notte. Tutti gli uomini e tutti gli dei dormono. Tutti tranne Giove. Dorme nella sua tenda Agamennone. Ed ecco che scendendo rapido dal cielo gli si avvicina silenzioso il sogno e gli sussurra all'orecchio: «Stai dormendo, Agamennone, eppure comandi un esercito e una flotta. Ascoltami, è Giove che mi manda e che per mia bocca ti dice di non esitare più. Raduna il tuo esercito e muovi verso Troia, combatti, vincerai. Così hanno deciso Giove e gli altri dei. La vittoria, Agamennone, è tua. Prendila!» Il sogno svanisce e Agamennone si desta profondamente impressionato. Gli dei dunque hanno deciso. Bisogna attaccare e subito. La vittoria è certa. Si veste, cinge la spada, prende lo scettro. Non può certo immaginare che Giove, inviandogli il sogno e incitandolo alla battaglia, vuole umiliare i greci, come ha promesso alla diletta Teti. Agamennone dunque manda a chiamare tutti i principi e narra loro il suo sogno. «Prepariamoci», dice, «alla battaglia decisiva. Prima, però, per provare i nostri soldati, dirò loro che la guerra è finita, che abbiamo perso e che non riusciremo mai a conquistare Troia e che perciò dobbiamo andarcene e lasciare il campo. Quando avrò parlato toccherà a voi. Ognuno trattenga i suoi uomini, li esorti alla battaglia ricordando che è in gioco l'onore di tutta la Grecia e che non si può accettare la sconfitta. Sono certo», conclude, «che in questo modo tutti arderanno dalla smania di battersi e di vincere. E sono anche certo che, come mi ha detto il sogno mandatomi da Giove stesso, domani Troia sarà nostra.» Così dunque, poco dopo, tutto l'esercito greco si raduna in una grande assemblea. Quando Agamennone appare, si fa un grande silenzio. «Miei soldati», comincia il re, «sono ormai passati 9 anni da quando siamo sbarcati qui, davanti a Troia. 9 anni. Non abbiamo vinto e confesso d'aver perso la speranza di vincere. Basta dunque con la guerra. Alle navi, rassegniamoci alla sconfitta e torniamo in Grecia.» Un istante di stupore, come se i guerrieri non credessero a ciò che hanno udito. Poi dall'assemblea si alza un grido: «A casa! Si torna a casa!» E tutti cominciano a correre tumultuando verso le navi. In una gigantesca confusione vengono tolte le tende, abbattuti i ripari, già qualcuno sale sulle navi che altri sospingono in acqua. «In Grecia! In Grecia! A casa!» Ulisse allora si fa avanti. Corre da Agamennone, gli strappa lo scettro e con questo in mano affronta i più prodi tra i capitani e i soldati. «Pazzi!» grida. «Dove andate? Dove correte? Non capite che Agamennone ha voluto solo mettervi alla prova? Non capite che vi punirà se fuggite? Fermi, tornate! È in gioco l'onore della Grecia.
A queste parole, molti si arrestano rendendosi improvvisamente conto dell'atto di viltà che stanno compiendo. Sono molti coloro che scendono dalle navi e tornano verso il luogo dell'assemblea. Qualcuno però è deciso ad andarsene. E tra tutti, chi più grida e protesta è Tersite, l'uomo più maligno e brutto di tutti i greci. «Ma che fate?» dice, correndo su e giù lungo la riva. «Perché vi fermate? Che vi importa di Agamennone e Menelao? Che vi importa dell'onore di Elena? A casa, torniamo a casa e lasciamoli soli, questi re che nulla valgono!» Su di lui, sdegnato, si avventa allora Ulisse, colpendolo con lo scettro e rovesciandolo a terra. Tersite cerca di ripararsi dai colpi piagnucolando. I soldati attorno ridono e sghignazzano e dicono: «Ulisse ha fatto molte cose belle nella sua vita, ma questa di chiudere la bocca a Tersite è la più bella di tutte!» Ulisse sale su un podio e di là, rivolto ai guerrieri che tutti ormai gli si sono serrati attorno, grida: «Greci, è vero, siamo qui da 9 anni. Ragione di più per tenere duro e combattere fino in fondo. A che saranno servite le nostre fatiche? Perché saranno morti i nostri compagni se ora fuggiamo? Avremmo solo mancato alla nostra parola e infangato il nostro nome. No, Agamennone, non ti lasceremo!» Poi aggiunge: «Nessuno pensi di andarsene, se non dopo aver preso Troia, se non dopo aver fatto bottino, se non dopo aver vendicato l'onore di Elena e della Grecia. Ma», conclude minaccioso, «se qualche pazzo vuole tornare, torni pure alla sua nave. Sappia però che in tal modo, anziché sfuggire alla morte, la troverà subito». Nel silenzio dell'assemblea si fa avanti Agamennone. «In nome della Grecia, dunque, amici, prepariamoci alla battaglia decisiva. Sì, la vittoria è nostra, mangiate ora. Poi affilate le spade e le lance, e ognuno raggiunga la sua schiera, i suoi compagni e il suo principe. Andremo all'attacco e non smetteremo di batterci fino a quando non saremo a Troia!» Un urlo altissimo accoglie queste parole, e qualche ora dopo, in ordine di battaglia, i greci avanzano verso la città. Chi ha potuto ha fatto sacrificio agli dèi, pregando di essere salvato dalla morte. Tutti, comunque, sono ben decisi a battersi e a concludere la guerra che dura da troppo tempo. Attraverso la pianura di fronte a Troia, vasta e verde distesa di campi attraversati dai fiumi Simoenta e Scamandro, l'esercito greco, in un risuonare di ferro, muove alla lotta. A Troia, intanto, si sta tenendo un'assemblea. Tutti i troiani sono radunati attorno al loro vecchio e saggio re, Priamo, parlando della guerra e di che cosa sembra più conveniente fare. Le discussioni sono interrotte da una sentinella che giunge dalle mura correndo. «Re! Fratelli!» grida. «Arrivano i greci!» È un attimo. Ettore, figlio di Priamo, il condottiero troiano, esclama balzando in piedi: «Ognuno al suo posto! L'assemblea è sospesa! Pronti a uscire dalla città!» Subito tutti corrono alle armi, mentre vecchi, donne e fanciulli salgono in fretta sulle mura pieni di ansia. Squillano le trombe, scalpitano i cavalli, si ordinano le schiere. E già si stanno aprendo le porte, perché Ettore vuole affrontare il nemico in campo aperto. A uno i reparti escono armati di lance e vanno a disporsi attorno alla collina Batea, che sorge solitaria nella pianura. I due interi eserciti sono in campo l'uno contro l'altro. Mai si è visto un tale spiegamento di forze. Si annuncia una battaglia che potrà forse segnare la sorte della guerra. Manca però tra i principi un capitano, il più temuto e il più prode. Achille, ancora pieno d'ira, è rimasto nella sua tenda.